Ciao ragazzi, benvenuti a questo appuntamento con Davide Calupsi. Allora, io vi volevo rendere partecipi di una cosa. L'anno scorso, sulla veranda di casa mia, praticamente si sono alloggiate due tortorelle. Devo dire che adesso siamo entrati in confidenza, mentre l'anno scorso non potevo stare con loro perché comunque scappavano, che invece quest'anno devo dire che non so come mai, probabilmente gli trasmetto sicurezza, siamo diventati amici, nel senso che comunque arrivano tranquille, si mettono sopra l'inferriata della veranda, tranquillamente fanno le loro cose senza scappare. Adesso sono volate sul tetto, vediamo se ritornano. Ed è interessante perché? Perché le tortorelle comunque sono degli animali che fondamentalmente non sono assolutamente abituati al contatto con l'essere umano. Loro annualmente tornano, quindi migrano, tornano annualmente, fanno il nido praticamente qui sopra. Se vi faccio vedere, ecco, fanno il nido praticamente qui sopra. E però mentre negli anni passati, l'anno scorso scappavano, comunque nel momento in cui io uscivo loro scappavano, invece da quest'anno devo dire che non hanno assolutamente paura. Io sto appoggiato alla veranda, loro sono arrivati, sono appoggiati, sono messi vicino a me tranquillamente, senza scappare, senza nulla. Ed è bello perché qua è un'azione naturale, nel senso che comunque non sono stato io a domesticarle, non saprei neanche da dove cominciare per quanto riguarda le tortorelle, quindi è stato veramente molto 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 interessante come situazione naturale, c'è stato uno sviluppo naturale. Io adesso ve le volevo far vedere, ma queste qua sono salite sul tetto, lasciano i loro ricordini che poi dobbiamo andare a pulire. Vedete le impronte? Adesso io però ve le volevo far vedere, ma sono salite sul tetto. Vediamo se riscendono. Eccoli qua. E quindi, come vi dicevo, ormai siamo diventati amici. Qua non la volevo condividere con voi questo momento, questa cosa secondo me abbastanza carina. Spero che il video vi sia stato fondamentalmente in compagnia, perché utile non credo. Vi auguro a tutti quanti una buona domenica, ci vediamo alla prossima, fate i bravi, ciao!